Eccolo il Public Event Village. Da stamattina sono aperti i cancelli ed è iniziata ufficialmente l'America's Cup. Nella villa comunale, fra gli stand istituzionali, ma anche fra quelli delle eccellenze della cultura, dell'imprenditoria e della enogastronomia della nostra città, è stato tagliato il nastro inaugurale alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, del governatore della regione Campania, Caldoro, del presidente della provincia, Cesaro, di quello dell'Unione Industriali Partenopei, Graziano, e del cardinale Sepe, che ha anche benedetto l'area espositiva. Finalmente inizia l'America's Cup a Napoli, siamo molto soddisfatti, molto contenti, molto fieri di essere napoletani. Questa è l'immagine che vogliamo che giri nel mondo, una città straordinaria, l'unica città al mondo dove le regate si fanno nella città, da Castel dell'Ovo a Posillipo, da Molo San Vincenzo alla Gaiola per arrivare sino a Bagnoli. E vedendo alle spalle chi fa la regata, la città, Castel Sant'Elmo, questa è Napoli, un lungomare liberato, si può camminare per via Caracciolo e per via Partenope sentendo il rumore del mare, non i tubi di scappamento delle autovetture, vedendo le persone che vanno con i pattini, con gli skateboard, con le biciclette, una grande vivacità della nostra città che deve vivere 24 ore. Questa è la città del futuro, questa è la nostra Napoli che amiamo e con grande determinazione e volontà che abbiamo avuto questo evento che si è avverato, così come tantissime altre cose che vogliamo fare e che voglio fare in questa città. Per 9 giorni sarà questo dunque il salotto di Napoli, aperto al pubblico e da tantissimi turisti che stanno arrivando in città. 700 metri di passeggiata e 14.000 metri quadrati di esposizioni, dalle 10 del mattino alla mezzanotte, fra area food, sport, infopoint, zona commerciale, area premiazioni e concerti nella Cassa Armonica. Il tutto con qualche beneaugurante goccia di pioggia ad accompagnare la cerimonia di apertura. Pioggia e acqua pubblica. Viva l'acqua e viva il mare.